Ciao ragazzi, sono HoloWitch e quest'oggi facciamo un nuovo Create Sim. Questo Create Sim è particolare perché io di solito non creo persone reali o personaggi già esistenti, preferisco creare, voglio dire, qualcosa di nuovo, ma la settimana scorsa ho visto la nuova serie di Amazon Prime, Good Omens, e ragazzi, sono rimasta letteralmente ossessionata. Perché è talmente fatta bene, è talmente divertente, è talmente funny, voglio dire, wow! Voglio dire, ho deciso di trasferire questa mia ossessione anche in The Sims. Dunque, il primo che creiamo è Crowley, o voglio dire, meglio conosciuto come Anthony e gente, J. Crowley. Niente, ho dovuto scaricare del materiale personalizzato apposta per lui, come per esempio questi occhi da serpente, che erano occhi da drago addirittura, per come li ho trovati, ma no, li trattiamo come occhi da serpente perché Crowley ha occhi da serpente e denti a punta. Non ho voluto mettere i denti a punta perché prima o poi ho intenzione di giocare con questo semmino e non voglio caricare troppo di materiale personalizzato il mio gioco perché tendo ad essere abbastanza purista per quanto riguarda roba che metto nel mio gioco. Tra l'altro questo Create Sim l'ho registrato la settimana scorsa, sempre, non mi ricordo, ma il lavoro mi ha tenuto impegnata, per cui vi chiedo scusa, ci sono, non sono morta, sono ancora viva, ma nel frattempo a quanto pare il gioco è stato aggiornato, quindi se non vedete alcune funzioni del gioco aggiornato è perché questo video l'ho registrato un bel po' di giorni fa e solo adesso sto facendo il voiceover, quindi io ho là, tra l'altro, anche uno speed build registrato sempre nel periodo, ma addirittura una settimana fa, tipo domenica scorsa, non questa, ancora prima, forse più di una settimana fa. E me la sono un po' presa in quel posto, onestamente, ma siete sintonizzati che arriva anche uno speed build, che è più una challenge che uno speed build, ma secondo me vi piacerà perché riguarda i semini che mi avete condiviso in gallery. E dunque, ho parlato per una buona parte della creazione di Crowley. Dunque, Crowley è notoriamente un demone. Era un angelo all'inizio, ma ad un certo punto è caduto. Era anche il serpente che ha tentato Eva. Per cui, non saprei. È conosciuto come un demone che ama l'umanità e ama il suo essere. Gatto sulla scrivania, allarme, gatto sulla scrivania. Ecco, questi è. Comunque. È conosciuto come appunto questo demone che ama la tecnologia, ama l'umanità ed è totalmente disinteressato nell'apocalisse che sta per avvenire. Non vi spoilerò oltre, ma diciamo che è un demone con un'alta un'umanità molto, molto, molto ben espressa. Il suo stile, fondamentalmente, partiamo dal presupposto che Crowley veste solo di nero e cammina come una prostituta, fondamentalmente. Ma non parliamo di questo, ovviamente. Voglio dire, non voglio essere bloccata o deplatformata in ogni caso. Veste solo di nero, preferisce giacche, hipster, giubbotti di pelle, occhiali da sole, voglio dire, Crowley sia nel libro che nella serie indossa sempre gli occhiali da sole perché ha gli occhi da serpente e alla gente potrebbe risultare strano, quindi mentre lo stavo creando non glieli ho messi, ma glieli metto alla fine della sua creazione, infatti lo potrete vedere tra qualche minuto più o meno. Perché io onestamente non amo mettere gli occhiali sui miei semmini per un unico motivo, perché non gli stanno mai, mai, mai bene, onestamente, perché sono sempre spostati, sono sempre fluttuanti e se trovi alcuni che sono davvero belli ti tolgono le ciglia finte. Quindi, come regola generale, tendo a non mettere occhiali ai semmini, ma voglio dire, ho fatto un'eccezione per Crowley. Tra l'altro, ho avuto una mezza idea di farci un gameplay proprio a sfizio mio, in cui sfogo tutta la mia
uneventfulness, fondamentalmente, tutta la mia noiosità. Ma non lo so, voi che ne pensate? Vi piacerebbe un gameplay di Good Omens con Crowley e Aziraphale? Ecco qua gli occhiali, appunto. Partendo dal presupposto che, non so, sono immortali e tutti gli altri intorno a loro sono mortali. Comunque, come tratti, a Crowley ho messo ovviamente malvagio, perché Crowley è malvagio. Gli avrò messo il webmaster, che è un tratto personalizzato, perché Crowley è ossessionato letteralmente con la tecnologia. E come ultimo tratto, sapete che non mi ricordo cosa gli avevo messo, tipo pollice verde o roba del genere, che è un tratto sbloccabile nel gioco, ma io ce l'ho come, you know, come trattino personalizzato, ed è un computer whiz. E dunque, tocca ad Aziraphale. Con Aziraphale ho faticato un po' di più perché, vuoi dire, finché con Crowley il presupposto era, ma Nelia, vestilo come ti vestiresti tu, tutta di nero, con gli occhiali da sole, anche dentro casa, anche di notte, poi vai a sbattere contro le cose e vabbè. Con Aziraphale è più complicato perché Aziraphale è un po' più nerd, ok? Aziraphale è un po' più soft, è un po' più nerd, veste con i colori chiari, colori, non so, bianco panna, grigi. Cosa ho dimenticato su Crowley? Ah, ok, la cicatrice, perché giustamente Crowley ha un tatuaggio sulla tempia, ma di un serpentino tipo, ma non abbiamo tatuaggi per la faccia in The Sims, quindi io ho messo una cicatrice e bab. Comunque. Parlando di Aziraphale, Aziraphale è un più soft, è un topo da biblioteca, gli piace leggere, ha un negozio di libri, veste come un vecchio professore universitario, voglio dire, come un nerd, voglio dire, come andrebbe di moda adesso, fondamentalmente. E nella serie ha questi capelli biondo quasi platino, solo che non sono riuscita a ritrovare i riccioli che hanno messo a Michael Sheen, onestamente, quindi ho deciso di improvvisare, anche perché voglio dire, questa creazione è a metà tra la serie e il libro. Tra l'altro, dopo sono intervenuta e ho fatto Aziraphale un po' più grassottello perché secondo me era troppo magro per essere in character, onestamente. Quindi, me. E tornando sempre al discorso di prima, sono così tentata di fare un gameplay di Good Omens, onestamente, ragazzi. Non avete la più pallida idea, sono. Mi prudono le mani, onestamente. E in realtà ho tipo il save file già creato, in cui ho creato la casa di Crowley, con altri personaggi. Ovviamente non ci saranno solo Crowley e Aziraphale, ma non so se sareste interessati, voglio dire. Io la guarderei, onesto, io la guarderei tantissimo, ma io guardo le cose più assurde su internet, quindi boh, non lo so. Comunque. Magari farò qualche puntata, giusto a sfizio, magari mi scoccerò prima di finirla. Non ne ho la più pallida idea, ma la voglio fare tantissimo e voglio dire, so che tra qualche giorno, addirittura tra 2 o 3 giorni, arriva il nuovo, la nuova expansion, o game pack. Non ho mica capito se era un'expansion o un game pack, credo un expansion pack. Non ne ho la più pallida idea. Comunque. Fatto sta che tra qualche giorno arriva la nuova expansion pack, non vedo l'ora di giocare anche lì, ma nel frattempo ho questo pallino di Good Omens, tra l'altro maglione barocco, col senno di poi avrei dovuto lasciarlo così, perché non mi ricordo, glielo metto questo, no, gli metto questo cardigan alla fine ad Aziraphale e ragazzi col senno di poi stava meglio con il maglione barocco. Non ne ho la più pallida idea, non lo so, non mi ricordo più, ragazzi. Questo gameplay l'ho fatto talmente tanti giorni fa che ormai soffro di amnesia. Cercherò di essere più presente in questi giorni, ma voi sapete, no, che io, a parte fare YouTube, lavoro anche e ho un progetto in cantiere per cui, che richiede la mia attenzione giorno per giorno, voglio dire. Non è più come andare all'università o andare a scuola. Ehi, hey, Oluwici è un adulto, chi l'avrebbe mai detto? Comunque, il fatto sta che devo organizzarmi meglio con il mio tempo. E a quanto pare anche Aziraphale qui è finito. Gli aggiungo solo degli occhiali poscissimi in alcuni outfit. Sì, tipo 2 o 3 outfit. Comunque, per quanto riguarda i tratti, mi ricordo di avergli messo il tratto
good, quindi buono, topo da biblioteche, anche snob, perché Aziraphale è un pochino snob, e in ogni caso, ragazzi, credo che il video sta per finire. Io sono Hollow Witch. Se vi è piaciuto il video, mettete un bel pollicione in su. Presto sulla schermata inserirò altri video, alcuni consigliati da me, alcuni dall'algoritmo di YouTube, e spero vi sia piaciuto. Ci vediamo alla prossima. Bye bye!